Il 23 settembre di 30 anni fa veniva assassinato Giancarlo Siani. Da questa settimana e per tutta la prossima ci saranno una serie di iniziative per ricordare il giornalista ucciso dalla Camorra. Lo vedete in studio con noi, Geppino Fiorenza, referente campano di Libera, e Paolo Siani. Buongiorno a entrambi. Allora, una settimana, più di una settimana ricca di appuntamenti per ricordare Giancarlo. Quali? Potete fare adesso un poco di riassunto? Abbiamo un programma intensissimo e si parte sabato 19 con la riedizione di Ladri di Sogni, uno spettacolo dedicato a Giancarlo ma anche a tante altre vittime della criminalità. Ci saranno delle proiezioni poi al Modernissimo per i ragazzi nelle mattinate dal 21 al 25 e in particolare, devo dire, martedì 22 col direttore scolastico Luisa Francese, con l'assessore Fortini e l'assessore Palmieri, presenteremo in anteprima la puntata di Diario Civile che andrà in onda poi su Rai Storia, canale 54, il 23 sera. Ci sarà Franco Roberti e Giannotti, vice direttore Rai Cultura. Ecco, intanto possiamo vedere anche il trailer mentre parliamo di questo documentario ancora sulla vita di Siani. Il 23 mattina alle 8.45 facciamo la deposizione di fiori come sempre alle Rampe Siani e poi la 12ª edizione del premio Siani nella redazione del Mattino, dove quest'anno il premio sarà dedicato veramente a Giancarlo Siani con il libro che raccoglie una selezione dei suoi articoli. Ecco, nei suoi articoli, dopo 30 anni, è ancora molto vivo l'insegnamento per le nuove generazioni, per capire qual è stato il suo lavoro. La cosa particolarmente emozionante è che il suo ultimo articolo parla di muschilli, cioè di bambini, ragazzini che venivano utilizzati per spacciare droga. E questo fa pensare veramente ai baby killer di oggi. Ma noi dopo 30 anni abbiamo avuto con Geppino richiamare a fianco a noi tutti quelli che in questi 30 anni sono stati vicini. E abbiamo scoperto che sono veramente tanti, sono tantissime persone, sport, cultura, teatro, cinema, associazioni, libere, coordinamento dei familiari. Cioè abbiamo messo in campo in questi 30 anni una enormità di iniziative con tantissime persone. Come dire, Napoli c'è, una Napoli che crede nella legalità, c'è, è importante, è numerosa e fa ogni giorno, lontano dai riflettori, il suo lavoro andando nelle scuole, nei quartieri per creare e far crescere una Napoli migliore. E noi ci crediamo che questo possa essere lo sbocco futuro della nostra città. Vedo che sta mostrando un libro, sì, di che si tratta? Questo, il libro di Giancarlo e questo Fatti di Camorra sarà premiato. Questa invece è la rassegna stampa sui 30 anni. Voglio dire subito questo, noi non siamo interessati ad aggiungere numeri romani alle commemorazioni o alle manifestazioni che devono Giancarlo o le altre vittime. Siamo interessati per l'attualità del messaggio di Giancarlo. Perciò oggi ci occupiamo dei giornalisti che sono ancora oggi minacciati e c'è un convegno al Suor Orsola che si svolgerà su questo. Ci occupiamo di tutti i familiari delle vittime, in particolare della proposta di legge che è stata portata avanti, che è in Parlamento per le vittime di criminalità comune, e chiederemo a quelli che vengono che non ha senso parlare di Giancarlo se non c'è chi oggi dà una mano a Zanotelli, a Don Loffredo, ai parroci di Scampia o a Giannino Durante nella biblioteca a Forcella. È lì che bisogna fare piccoli passi avanti, non grandi proclami, ma è importante appunto che istituzioni e governo si muovano in questa direzione, se non c'è la banalità del male, ma invece ci può essere la banalità del bene, fare quelle piccole cose come a Nisida si dimostrano, tante aziende che prendono ragazzi alla prova, questo deve diventare un tessuto fortissimo. È un esempio da pratico. Certo. Allora, grazie a Paolo Siani, a Geppino Fiorenza, ricordiamo per tutti gli appuntamenti sul sito di Libera, sul sito del Comune, è possibile appunto seguire queste iniziative in memoria di Giancarlo Siani. Cambiamo argomento, adesso in Italia sono soltanto 7, ma si aggiunge a questa lista anche il secondo policlinico federiciano nel fornire un corso di laurea in medicina interamente in inglese. Corrado Fidora ne ha parlato con la coordinatrice del progetto Paola Izzo. Perché un corso di laurea in lingua inglese? Il tema dell'internazionalizzazione è un tema centrale in un'università moderna e quindi noi intendiamo offrire